Buonasera cari amici teslari, facciamo un esperimento. Ho ordinato la pizza, sono le 7:46, la andiamo a prendere, come sempre partiamo dal parcheggio, mettiamo in drive, vediamo se questa volta ce la fa uscire dal parcheggio. Io ci provo sempre, sono sempre fiducioso. Inseriamo. Allora, parte per andare a destra. Beh, almeno è partita decisa stavolta. Vediamo se fa il giro del parcheggio ed esce. È partita decisa, ok. Fa il giro del parcheggio, che non è sbagliato, è corretto. Ok. Va bene. Ho dato un avviso, però ha continuato ad andare. Ora qui è un po' troppo a destra. C'è un marciapiede, vediamo come lo supera. Sta controllando la visibilità. Sappiamo che i parcheggi ancora non sono contemplati nel codice, però è uscito dal parcheggio, un po' indecisa. Ok, non ha toccato niente. È un'altra macchina che arriva, dosso, ok, supera il dosso, bene, un po' indecisa, però ce l'abbiamo fatta, dai, un più, dai, rispetto all'ultima volta che si stava schiantando contro il marciapiede davanti, almeno questa volta ce l'ha fatta. Ok, usciamo dallo stop, perfetto. Adesso, solito stop dove dobbiamo girare a sinistra, incrocio abbastanza grosso e complesso perché non abbiamo visibilità a sinistra, due corsie da una parte, due corsie dall'altra, però sono quasi le 8 di sera, quindi c'è poco traffico, dovrebbe riuscire a farcela senza grossi problemi. Ora sta andando avanti piano, che abbiamo delle macchine che arrivano a sinistra, quindi si è fermato giustamente per farle passare. Ok, a sinistra potremmo andare da adesso, quindi vediamo se intanto si sta spostando leggermente avanti, sta controllando a destra, è partita, perfetto, l'ha fatta. Bene, molto bene, molto molto bene. Cosa andiamo a simulare oggi? Simuliamo se io fossi un gestore di pizzeria che vuole mandare la sua macchina con guida autonoma a consegnare le pizze. Quindi, però noi facciamo il viaggio al contrario, ovviamente, partiamo da casa. Allora, giallo, eravamo già lanciati, la macchina ha superato l'incrocio tranquillamente, quindi bene. Dicevo, proviamo a simulare appunto questa situazione assolutamente realistica. Io per ora sono partito dal parcheggio, non ho toccato assolutamente niente. E vediamo un po' come se la cava. Non è una strada difficile. Ora, quell'uscita dallo stop di prima era effettivamente abbastanza complessa, però con poco traffico devo dire che non mi ha mai dato grossi problemi. L'ha fatta anche abbastanza in fretta, cioè appena ha avuto la possibilità di andare è andata. Adesso arriviamo a questo semaforo che potrebbe ingannare perché ha la corsia per girare a destra che inizia qui dove c'è il benzinaio. Ok. No, non si è fatta ingannare, no, bene, bene, bene. L'ha presa bene. Ora qui, in teoria, semaforo rosso, potremmo fermarci, controllare e girare a destra. Ok, quello di fianco a noi ci sta bloccando la visuale, ma lei è partita bene. Wow, partita molto bene. Veramente, veramente bene. E ora al prossimo semaforo siamo arrivati, però voglio vedere se entra nel parcheggio della pizzeria. Ve lo dico subito, Domino's Pizza, quindi adesso perderò almeno la metà degli iscritti al canale. Oh, a me piace, lo devo farci. Dai, dai, è buona, Domino's Pizza è buona. Ok, eccola qui, vedete il domino, appunto. Vediamo un po' se entra qui o fa il semaforo. Volendo potrebbe entrare qui, no? Decide di andare al semaforo perché, come vedete, il navigatore gli fa fare il semaforo. Abbiamo rosso, non parte, come vedete aspetta le macchine dall'altra parte. Ok, adesso potrebbe andare, vediamo un po' cosa decide di fare. Dietro non abbiamo nessuno, no, non parte. Ok, verde. Ok, giriamo a destra. Ora dovrebbe rigirare subito a destra nel parcheggio. No, lunga, la prendiamo noi. Ok, però ci ha portato esattamente davanti alla pizzeria, quindi assolutamente non male. Ora ritiriamo la pizza e facciamo il giro all'inverso.
Allora, questo diventa interessante. Allora, la Tesla non va, la Beta ancora non va in retro, quindi ci giriamo noi. Anzi, ci mettiamo lì come se fossimo parcheggiati qui. Ok, per simulare al 100% l'uscita dal parcheggio e vediamo un po' dove ci manda. Questa secondo me la dobbiamo riprendere. Allora, mettiamo in park. Ok, mi fa andare subito a destra, l'uscita del parcheggio a destra, quindi freno, drive, vediamo se appare il volantino qui, eccolo, inseriamo la Beta e vediamo che cosa succede. Parte dritta, è partita dritta. Vabbè, qui arriva un'altra macchina. Ok, bene, wow. Ok, qui è andata dritta, vediamo se ricalcola. Allora, devo dire che c'è stata un po' di discrepanza tra il navigatore e poi quello che ha fatto effettivamente la macchina, però nessun problema. La cosa importante ora è il ricalcolo, vediamo che cosa fa. Qui va a destra, ok, ha senso, vediamo un po', deve tornare indietro, quindi vediamo un po' cosa fa. Area residenziale, quindi proviamo anche la residenziale. Fa un loop, ora rigira a destra. Ok, ah, qui ci sono anche delle persone, quindi ok, bene, perfetto, interessante quest'area, macchine parcheggiate, cassonetti, c'erano due persone che portavano il cane. Ok, facciamole finire il loop. Vedete che la macchina si adatta stando a destra o a sinistra in base agli ostacoli che ha. Ovviamente se arrivasse una macchina dall'altra parte si accosterebbe per farla passare. Ok, arriviamo allo stop e giriamo a sinistra. Niente di difficile, c'è poca visibilità a destra, ma non è un grosso problema. Infatti si mette pronta per girare. No, cosa succede? Ok, wow, ok, l'ha presa un po' lunga, però l'ha fatta, devo dire che l'ha fatta. Allora, bisogna considerare che questo tipo di cose, quindi questo ricalcolo, potrebbe essere una cosa assolutamente normale. Cioè, io come robotaxi, diciamola così, parto per fare una strada, non riesco a completare quel percorso, ma la cosa importante è ricalcolarlo. Qui abbiamo una bella svolta a sinistra, perché abbiamo tre corsie da una parte e tre corsie dall'altra. Vediamo un po' cosa succede, c'è buio, in teoria potremmo andare. Vediamo cosa succede, perfetto, partita. Ed eccola. Allora, io per ora non ho toccato assolutamente niente. C'era anche un cumulo di neve, non so se si vedeva col buio, e ha allargato la curva per evitarlo. Ok, beh, per ora il fattorino delle pizze può tranquillamente stare sul divano a fare altro mentre la macchina fa le consegne. Per ora adesso abbiamo ancora un semaforo dove dobbiamo girare a sinistra e poi siamo praticamente arrivati. Ok, cambiamo corsia per portarci nella corsia di svolta, eccola qui, rallentiamo. Ok, bene. Siamo in una delle due corsie di svolta, perfetto. Ora vi pulisco un po' il vetro perché... Ok, non si vede bene. Intanto è diventato verde, prende la curva in maniera corretta. Perfetto, ci abbiamo questo che ci stringe. Ok, ecco, se ne è accorta anche la Beta. Bene. Ci ha un po' stretto, però devo dire che la Beta ha rallentato per farlo scorrere in maniera corretta e l'ha evitato, quindi interessante. Allora, io non ho toccato assolutamente niente, né l'acceleratore né niente, sia dal parcheggio di casa fino al parcheggio della pizzeria, che come abbiamo visto dal parcheggio della pizzeria fino, vediamo adesso se mi fa tutto in automatico. Ho notato che con la versione che ho adesso arriva un po' lungo in alcune frenate, come per esempio quella adesso a destra, che è una curva a 90 gradi abbastanza stretta.
non mi ha mai creato problemi, cioè non è mai andata contro niente, però arriva un pelo lunga, quindi vediamo adesso, ora sta frenando, rimango sempre pronto a intervenire, eccolo qua, che è proprio lunga lunga, ecco questa l'ho presa io, probabilmente l'avrebbe fatta, però, allora lo reinseriamo, qui, ok, perfetto, rallenta per il dosso, bene. Qui dobbiamo andare a sinistra, non c'è uno stop, potrebbe andare, ma ho notato che si ferma sempre per controllare, però ha fatto abbastanza in fretta. Ok, giriamo, ecco qua, e siamo arrivati. Beh, quindi un intervento in questa curva all'ingresso dell'area residenziale, che potevo anche lasciarla andare, ma ho preferito riprenderla. Devo dire, dai, esperimento riuscito questa volta. Bene, bene, bene. E rimaniamo in attesa a questo punto della 10.10. Elon, mandamela. Ciao ragazzi, buona serata. Alla prossima.